Lieve rialzo dei nuovi casi Covid, ma nessun decesso nelle ultime 24 ore a Prato e provincia, secondo il bollettino diffuso dalla regione. Con i 25 di oggi, oltre il doppio di ieri, i contagi totali da inizio pandemia sul territorio provinciale sono 26.300. I decessi invece sono fermi a 641, il totale di ieri, quando il bollettino ha registrato due morti. Anche in tutta la Toscana i nuovi contagi rialzano la testa rispetto a ieri, sono 229, una settantina in più. L'età media è di 41 anni circa. Peggioramento anche per il bilancio dei decessi. Oggi sono 5 tra uomini e 2 donne, con un'età media di 74,8 anni. Da inizio pandemia in Toscana i deceduti sono 7.192. Oggi sono stati eseguiti 8.748 tamponi molecolari e 9.295 tamponi antigenici rapidi. Di questi l'1,3% è risultato positivo. Sono invece 7.139 i soggetti testati oggi, di cui il 3,2% il risultato positivo. Migliora invece la situazione degli ospedali. I ricoverati in Toscana sono 263, 5 in meno rispetto a ieri, di cui 32 in terapia intensiva, stabili. Miglioramento che troviamo anche nelle strutture pratesi. Al Santo Stefano i ricoverati in area medica sono 19, 3 in meno rispetto a ieri e uno solo in terapia intensiva, mentre ieri erano due. Al centro Pegaso, allestito al CREAF, si registra un letto occupato in più rispetto a ieri, da 10 a 11.